All'imbrunire uno spettacolo, di notte la luce è soffusa, oggi questa passerella è interdetta al passaggio pedonale, ma a giugno sarà pronta. Accanto il parco sculture itinerante della laguna, sono già tre le sculture nel lago di artisti internazionali, entro l'anno diventeranno otto. Stiamo aspettando la conclusione delle fasi di collaudo, perché come lavori abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, tranne qualche piccolo completamento della cartellonistica, ma stiamo aspettando il collaudo statico per poterla aprire e farla fruire alla gente che ne avrà volontà di visitarla. È un progetto avviato circa 2 anni fa, i lavori sono partiti a settembre dell'anno scorso. Cosa prevede? In sostanza abbiamo l'idea di riportare alla luce questo sito archeologico chiamato appunto l'isolotto di San Clemente, perché è un qualcosa che è sotto l'attenzione e all'attenzione anche di studiosi universitari, perché abbraccia un periodo storico notevolmente lungo che va dall'età del bronzo al tardo medioevo. Ora vediamo l'acqua lì, però probabilmente sarà prosciugata. Sì, stiamo aspettando le decisioni della soprintendenza, perché stanno valutando se tenere il sito completamente all'asciutto o il sito in acqua, sulla scorta dell'idea che probabilmente questi materiali si sono conservati così bene fino ad oggi proprio perché stavano in acqua. Stiamo cercando chiaramente una soluzione immediata, molto probabilmente l'idea finale sarà quella di tenere giusto le opere in acqua, che però attraverso un sistema di passerelle sopraelevate consentiranno comunque alla gente di entrare all'interno del sito. Quanto è costato questo progetto e come è stato finanziato? Questo progetto è costato, al netto delle spese di IVA e quant'altro, intorno ai 380.000 euro ed è un finanziamento che abbiamo recuperato nella pianificazione regionale. Per completare il progetto così come era stato pensato inizialmente servirebbero ancora altre risorse, non molte a onor del vero, circa 150.000 euro, che consentirebbero quindi di completare l'anello oggetto di indagine della soprintendenza, che quindi ha delle rappresentazioni storiche e consentirebbe alla gente, attraverso questo sistema, ripeto, di percorsi pedonali che verrebbero fatti all'interno del bacino, di vedere da vicino le strutture esistenti.